sono nel primo e nell'ultimo che si troverà senza lavoro per colpa di un green pass inesistente a livello sanitario. Io ho certificato di negatività in riguardo al test Covid, come ho sempre fatto, quindi tecnicamente non sto infrangendo niente, anzi mi sto riservando di rispettare le regole su un problema di pandemia. Ma il green pass cosa c'è? Che lavoro facevi prima? Io ero un manutentore, un operaio come tante persone che oggi si trovano a casa. Un'azienda privata? Un'azienda. Ti sei autosospeso, giusto? Da quanto tempo? Da oggi che è stato quello? Ho chiesto all'azienda di darmi un po' di giorni di ferie perché l'azienda non vuole sospendere, ma non può fare altrimenti. Ma come te l'ha comunicato? Sono io che ho comunicato a loro, non loro. Io non devo aspettarmi qualcosa da quella parte. In entrambi i casi ne esco da vincitore, perché comunque almeno ho combattuto. Casomai perdessi il lavoro per sempre? Casomai perdessi il lavoro? Penso che la risposta la conosci. Senti, hai famiglia tu? Sono un padre separato. Ne avrei parlato in famiglia, magari con la ex moglie, non te ne pensa? D'accordo, perché anche lei non è vaccinata, perché non si crede nel vaccino. Il problema è che ci hanno riempito di menzogne, esiste il problema. Non doveva essere affrontato in questa maniera. Poi ultimamente hanno cambiato articolo 9, articolo 41, su tutela salute ambiente. Se poi vogliamo cascare dalle nuvole, casciamo dalle nuvole. Alla tutela salute e ambiente hanno finanziato il 70% in piena pandemia e il 10% a livello sanitario. Però noi ci dobbiamo vaccinare perché dobbiamo risolvere il problema della pandemia. Sì. Non è un caffè, non è il ristorante, non è la discoteca. Ci si adatta, se non puoi andare. Però non è nemmeno lavoro. Sono io che sto perdendo denaro. Sì, però non è nemmeno lavoro, cioè nemmeno per il lavoro. Questa è un'altra cosa. Questo oggi, lui stava domandando. Ieri come ti senti a fronte di questo problema? Non lo so, è una sensazione che domani saprò dire. Quando finiranno i tuoi giorni di ferie, come farai? La testa si deve fasciare quando si rompe, bisogna evitare di rompersi. Oggi vado a parlare con Mattarella, porto una lettera, mi riceverà, non mi riceverà, potrà essere l'occasione per lui o potrà essere una persona che se ne fregherà, non lo so. Io devo andare, ho fatto una PEC, quindi ho chiesto un appuntamento. E che cosa ti aspetti da lui? Quali risposte ti aspetti? Non so. Da togliere il green pass e basta.